e da Puccetto, da Puccettino, che stanotte di nuovo ha dormito nel letto con noi. Adesso ogni più o meno 3 settimane gli faccio la doccia a Simon e poi, siccome i primi 2 o 3 giorni è tutto bello pulito, allora lo faccio dormire con noi nel letto e si sta abituando ai padadino, vero Mole? Ti stai abituando? Ti piace tanto? Dormire nel letto gli piace un sacco e adesso se la sera non lo metto su incomincia lì a piangere e cerca, ieri ha cercato pure di salire e ha fatto un salto e poi è caduto all'indietro, poverino, peccato che non stavo filmando. Poverino, è un po' impacciato lui, è un po' così, un po' patatone, mi butta in giro per casa tutti quei cosini là per i denti, che c'ha quelle orecchiette, che è successo? Comunque oggi è una giornata un po', sarà un po' un vlog casalingo, e no, non casalingo, perché poi oggi pomeriggio andremo in palestra e poi andremo anche al cinema a vedere, non so come si chiama in italiano, Guerra di Papà, credo, 2, e quello di Natale, però non lo so, avevo voglia di vloggare, anche se non dobbiamo fare niente di speciale, sarà un vlog un pochino così scialla, come si dice a Roma. So se è andato al lavoro, io ho sistemato un po' a casa, ho lavato i piatti, sto un po' sistemando e poi adesso mi sono messa a cucinare. Oggi voglio fare un piatto messicano, anche per quello ho pensato di iniziare il vlog, perché sto preparando insomma il caldo de res, che è una specie di brodino con della carne. Infatti qui ho già messo acqua con il dado, che è questo dado qui che si trova in Messico e si chiama costiglia jugosa, come lo vedete meglio così vicino alla finestra, costiglia jugosa. E non lo so, non l'ho mai provato, quindi, ah no, l'ho provato invece, era il secondo questo, non mi ricordo dove l'ho provato. Comunque vabbè, ci ho messo uno di quei dadi, poi ci ho messo della carne a cubetti, una specie di spezzatino in brodo, ecco, se vogliamo chiamarlo così, un pezzettino di aglio, cipolla e appunto questi cubetti di carne. Deve cuocere per un bel po' di tempo, quindi adesso sono le 12, cuocerà per un paio d'ore e poi dopo, quando arriva Cesare, insomma, andiamo in palestra e poi questo lo mangeremo per pranzo, insomma, anzi per cena ormai, dopo la palestra. Adesso infatti tra un pochino mi faccio uno yogurt con la granola pre-palestra, perché sennò poi ho fame. E poi dopo un po' che si cuoce la carne si aggiungono anche le verdure e ci si aggiunge una patata, che la stavo tagliando a pezzettini, zucchine e carote. Ci potete aggiungere anche il mais, però io non ce l'ho, e ieri abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato un po' di verdure, ma appunto il mais non l'ho preso, mi sono scordata, vabbè. E poi in realtà si mangia con delle tortilla, se mettete la carne dentro le tortilla, insomma, vi fate tipo dei tacos. È un piatto molto particolare di qui, che a Sasa piace molto, io non l'ho mai fatto, quindi non so come mi verrà, però vabbè. E niente, quindi adesso finisco di tagliare le verdure, poi devo ancora aggiustare il letto, poi mi inizio a sistemare per la palestra. E niente, ci possiamo aggiornare tra un pochino. Ah, poi oggi ho messo il vlog, no il vlog, il video haul del Black Friday, che in realtà in Italia è oggi, ma qui in Messico c'è stato venerdì scorso, quindi ho fatto il video haul e l'ho messo online, quindi lo trovate online. E poi questo vlog probabilmente, lo vedrete nel weekend, non lo so, o domani, sabato oppure domenica. Qua ho tirato fuori tutto dalla mia borsa perché non trovo la memoria, trovata. E niente, quindi ci aggiorniamo tra un pochino. Eccomi qui, allora, è passato un po' di tempo, io ho sistemato tutta la casa, ho un po' editato, qua, ecco, c'era il... come si chiama? Uno sportellino aperto dove si carica la macchinetta, perché l'avevo messa in carica. Adesso mi preparo per la palestra, qui ho pantaloni, maglietta e toppino pronti, devo prendere i calzini e niente, vi faccio vedere il mio brodino, il mio spezzatino messicano, che è quasi pronto. Ho appena aggiunto le zucchine, che era l'ultima verdura da aggiungere, guardate un po', c'è un profumino, mamma mia, troppo buono.
E niente, mi devo ricordare di portarmi la felpa perché dopo la palestra dobbiamo andare al cinema, appunto, e c'ho sempre super freddo, quindi mi devo assolutamente ricordare la felpa. Adesso vado a prenderla, poi mi cambio e poi ci rivediamo quando è arrivato Cesar. Eccoci qui pronti. Eccomi. Anche Cesar è arrivato. Ciao. Adesso andiamo in palestrina e poi ci vediamo. Palestrina? Come? Palestrina è in Lazio, no? Vabbè, andiamo vicino a Valmontone. Andiamo, ci vediamo in palestrina. Ci vediamo a palestrina e poi andiamo in palestra. Dai, mi fai confondere. Andiamo in palestra e poi andiamo al cinema. Il mio coso qua come sta? Bene. No, mamma mia, che profumo! Lo spengo. Dovrebbe essere praticamente pronto. Così ma quando... portati l'acqua fresca? Sì. Sì? O sì. Questo coso qua? No, l'acqua. Abbiamo ancora Powered per il video che abbiamo fatto, sì. Su Instagram. Andatelo a vedere se non l'avete visto. Niente. Andiamo, andiamo dai. Andiamo. Eccoci qua super stanchi. Finita la palestra, sì. E tra l'altro sono ancora più triste perché ho dato un'occhiata all'applicazione del cinema e mi sono sbagliata, Guerra di Papà esce domani, non esce oggi. Quindi oggi niente cinema, andremo probabilmente anche martedì prossimo, dobbiamo già, no, domani non andremo perché domani è sabato, c'è troppa gente al cinema, non ci piace. E martedì dobbiamo già andare a vedere un altro film che è quello con Matt Damon, sì. Che Suburbiction qualcosa. Sembra figo. Sembra molto bello. Non vedo l'ora di vederlo. Tra l'altro ho visto che è tipo diretto da George Clooney, quindi non vedo l'ora di vederlo. Comunque adesso ci è arrivato un messaggio che è arrivato un pacco, quindi andiamo a prenderlo. Speriamo che sia uno dei, cioè che sia l'ultimo pacco di Sammy Dress oppure di Rose Gall, perché mi sono arrivati in metà pacchi, cioè metà cose di ognuno di questi due siti. Quindi io vi volevo, siccome erano tante cose, volevo fare un video solo di Sammy Dress, un video solo di Rose Gall, ma mi arrivano tutte le cose mischiate. Poi e quindi non ho. Grazie. E quindi non ho. Dai, okay. Non esagerare, mica sto a fare un make-up tutorial. E quindi vabbè, c'ho metà di un sito, metà di un altro sito, metà di un altro sito ancora. Quindi spero che con questo pacco che mi è arrivato oggi si concluda almeno un sito, così vi posso fare un video haul. E tra l'altro volevo anche dire un'altra cosa. Siccome probabilmente quando saremo in Italia, per questo mesetto che saremo in Italia, fino a metà gennaio più quanto o meno, muove? Che stavo scendendo nel parcheggio, tutto fatto così a girandola. Poi ci sono quei dosi là perché sì. Devi andare piano. Siccome oltre ai vlogmas, non credo che riusciremo a fare altri video quando saremo in Italia. Non lo so. Perché a meno che forse qualche video haul che riuscirò a fare nella mia stanza. Quindi volevo filmare un po' di video in anticipo, diciamo, da programmare e da mettere comunque soprattutto nel... i giorni in cui saremo in viaggio, perché sì, sapete dall'altra parte, perché magari in quei giorni forse non riusciremo a mettere il vlogmas proprio il giorno non dopo, forse, sicuramente perché saremo in aereo. No vabbè, a parte vabbè, il viaggio che dici da qua a là, sì, quello un sì po' di giorni. No, però io dico anche quando saremo, che ne so, a Vienna o quando saremo a Parigi, magari l'internet è lento oppure comunque non ho tempo di editare, quindi magari vi programmo qualche altro video in quei giorni in cui forse il vlogmas uscirà magari un giorno di ritardo, non lo so, però insomma fatemi sapere che video vi potrebbero interessare. Pensavamo di fare tipo una morning routine di coppia invernale, dei video comunque qui nella nostra casa. Sì, vai a pagare. Oppure che ne so, mi avete chiesto in tantissime la makeup collection aggiornata, però qui in Messico io non ho tantissimi trucchi, quindi magari vi potrebbe interessare un video dove vi faccio vedere dove, come ho sistemato tutti i miei trucchi che ho qui in Messico, cosa mi sono portata, la mia postazione, diciamo, anche se in realtà non è proprio una postazione perché ce l'ho dentro l'armadio, però mi sono stancata il braccio. Però insomma consigliatemi un po' di video belli che vorreste vedere, così insomma me li preparo. Vabbè, comunque fatemi sapere quali video vorreste. Eccoci qui, noi siamo tornati a casa. Allora, mi sono arrivati ben due pacchetti, ma uno sono delle cose di Sammy Dress, finalmente le ultime, quindi vi posso fare il video haul, che sono tantissime cose, ve lo faccio la prossima settimana. Invece un altro
era Shein, e siccome mi hanno mandato solo queste due cose, ve le faccio vedere. Adesso mi metto qui che c'è un po' più di luce. Mi hanno mandato due cappellini che sono carinissimi. Adesso non posso farveli vedere indossati perché ho i capelli super sporchi e tutta sudata dalla palestra. Però sono questi due, guardate, questo così. Tra l'altro ci hanno messo veramente pochissimo ad arrivare, perché ho fatto l'ordine tipo la settimana scorsa, neanche, pochissimi giorni fa, anzi forse all'inizio di questa settimana addirittura, e oggi è venerdì, quindi già arrivati. Questo qui, troppo carino, fatto così di lanetta a quadretti con questa specie di toppa con i fiori attaccati. E poi un altro di cui sono troppo orgogliosa e contenta, che è questo qui, ed è uno di quelli, tipo quell'altro grigio chiaro che ho già, di questi qua un po' parigini. E la cosa carina è che c'è tutte queste stelline, guardate che carine che sono. E questo cappello non mi ricordo se l'ho visto da Zara uguale o da Stradivarius, comunque l'ho visto uguale, identico, in qualcuno di questi negozi, e quindi insomma sono troppo contenta che ce l'abbiano da Shein. È davvero molto molto carino, la lana è anche abbastanza buona, si sente ottima, e quindi insomma questi due sono i nuovi arrivati. Questi sicuramente li porterò in Italia, perché appunto qui fa caldo, però li sfoggerò li sfoggerò in queste vacanze. Che ne dite? No, vabbè, comunque adesso... Ciao, Mon, pure te lo vuoi provare il cappellino? Vieni qua, vieni qua, vieni. Come ti sta, amore? Un po' grosso, mi sa, eh? Un po' grosso, amore, un po' grosso per te. Adesso ci facciamo una bella doccia perché siamo tutti puzzolenti, e niente, poi dopo ceniamo con il mio brodino di spezzatino e carne. No, spezzatino e carne è la stessa cosa, spezzatino e verdure. Ah, sono morta, sono morta. Vi faccio vedere i vestiti, e se i vestiti, i cappelli indossati, visto che mi sono lavata i capelli, e quindi adesso ce li ho sciolti, ve li posso far vedere. Iniziamo con questo, così me li provo anch'io. Che ne dite? Carino o no? Metto un po' più indietro. Carino, dai, mi piace. Particolare. L'altro sono sicura che mi sta meglio, comunque, perché di questi ne ho già avuti tanti. Carino. Questo si può mettere sia così, sia così. Che ne dite? Così mi piace di più. Carino, mi piace. Ok, quindi adesso mi pettino e vado a riscaldare la cena. Comunque, Simon adora l'asciugacapelli. Lo so che è una cosa strana, perché di solito i cani lo odiano. Vieni, Simon! Il rumore lo spaventa un po', però poi gli piace tantissimo. Vabbè, adesso non lo fa perché non lo sto accarezzando, ma gli piace tantissimo che con una mano lo accarezzo e con l'altra mano gli passo l'asciugacapelli. Forse c'ha un po' freddino in questi giorni, non lo so. Comunque prima mi stavo asciugando i capelli e è venuto qui e gliel'ho un po' passato sopra, e gli è piaciuto un sacco. Ecco qui. Buono. Wow. Wow, tutto questo fumo con 24 gradi, questo, guarda che fa freschino. Sì, fa freschino. Questo è uno dei piatti preferiti di Cesar, vero? Lo spezzatino così con le verdure. Vediamo buono. Come è venuto. Vero, ciao, Simon. Guarda che carino. Amore. Forse è venuto buono perché oggi Cesar, appena è tornato dal lavoro, ha sentito il profumo e ha detto: hai fatto il cosido? Quindi l'odore cosido. Ci sta. Il cosido sarebbe lo spezzatino, no?
Anche in Italia si fa lo spezzatino così, no? No, non si fa proprio così, mi sa, eh. No? Boh, con le patate, le carote, le zucchine? Boh. Comunque poi qui in Messico si illustra, guarda, con che cosa si mangia, che lì ho preparato. Allora, tutto, si mangia con aguacate, lime. Si mette nel tortino? Sì, ci sono i nachitos di cactus. La salsa piccante fatta con peperoncini e tomatillo, che sono pomodorini sia verdi sia rossi. E il sale, se qualcuno vuole il sale, ma in realtà no. No, il sale l'ho preso perché se lo vuoi mettere sulle tostadas con un po' di limone, so che ti piace. Ah, ok. E, però sì, guarda, così allora è. Mamma mia, si è appannata tutta la macchinetta. Si fa così, limone. Scusate che trema troppo questa macchinetta, ma oddio! Ah, tutti i semini mi sono caduti. E mo? E poi la salsina ce la metto pure. Questa macchinetta. La salsina. Sì, guarda che forse copri il microfono se la tieni così con due mani, eh. Dov'è il microfono? Lì sopra. Ci metto la salsina? Vediamo. Wow, ma è piccante o no? Sì, ma non tanto, ho messo solo due peperoncini dentro. Ecco fatto. Aspetta che l'assaggio. Andiamo. Mamma mia che profumo. C'è profumo di mercato. Simon piange perché lo vuole un po'. Buono? Mazza che buono. Che faccio, Simon? Che faccio, Simon? Sono brava. Amore, ne vuole un po' il patatino. Vabbè. Qua. Comunque, dai, finiamo qui questo vlog, ok? Ok. Adesso ci mettiamo a vedere di nuovo The 100. Credo che si chiama The 100 o The 100, non lo so come si chiama. The 100. Sembra un marchio di pasta. L'abbiamo iniziato a vedere ieri sera, ce l'avete consigliato in tante questo telefilm. Ed è carino, dai. Vero? Mm-hmm. È un po' tipo Lost, ma tipo, molto diverso. Lost 2.0. Lost 2.0. E siamo già all'episodio 5. Abbiamo visti tanti ieri, eh? Abbiamo visti ben 4. Ben 4, sì. Questo è il quinto. E niente, ci sta piacendo, quindi grazie a tutte quelle che ce l'hanno consigliato. E niente, quindi adesso noi ci mangiamo il nostro brodino, il nostro spezzatino. Il cosido. Il nostro cosido. E mandiamo un bacione, buonanotte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Gemmine. Ciao Gemmine! Allora, come avete sicuramente letto dal titolo, questo qui è il video haul del Black Friday. Simon c'è, sta qui dietro, sta grattando sul cuscino. Simon!